Ciao amici di YouTube, qui con voi è Sciale Bumbo. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Ragazzi, come avete letto dal titolo e come avete visto dalla copertina, siamo in una trattoria napoletana take away. Forse qualcuno di voi l'avrà vista sicuramente, ma ci troviamo in via Carbonara 106 Napoli e siamo da casa tua. Mia o casa tua? A te piace stare a casa mia o a casa tua? A casa mia. A casa tua. Siamo col chef Franco, ragazzi. Ciao ragazzi, buongiorno. Chef, oggi ti ho portato in questo piccolo ristorante. A me piace, sì. A me mi piace queste zone qua perché si mangia bene, già lo so. Visto che a te piace la cucina napoletana, tanto, quella verace, quella passionale, ti ho portato qui. Qui trovi i piatti della tipica cucina napoletana della nostra terra. Ho visto un piatto, c'è anche pecorino romano buccia nera. La prima volta che ci capita pecorino romano buccia nera. Voglio lasciare un bel mi piace, un bel commento. Iscrivetevi al mio canale, ma anche al canale di Chef Franco, mi raccomando. E fateci sapere qui sotto nei commenti se volete altri posti da andare a visitare, magari ce li consigliate voi qui sotto. Oggi c'è la grammar, cara. Mamma mia. Federico, solo una cosa. Dimmi. Fa pure la pasta e patate. Mo vediamo. Non vorrei dire. Mo vediamo. Ma secondo me dovresti assaggiarla. Eccoci qui, ragazzi. Abbiamo preso posto da casa tua, chef. Locale piccolo ma accogliente. Molto accogliente, molto carino. Sto notando anche i quadri. Tu con cagne e cagne come fai? Tu cagne e cagne come fai? Ah, dai, una canzone. No, ma questo è questo è bello, quindi è Napolitan bello. Napolitan snack, belle e buono, salsiccia e fresca. Bello, questo è spettacolare, bello. Veramente bello. Qui abbiamo il menù da scansionare, ma poi ragazzi, la cosa bella è che potete anche ordinare su Deliveroo, su Glovo, quindi potete farvelo anche arrivare a casa. Caldo. A casa tua arriva a casa tua. Su chef quando arriva a casa sto con fornella sotto. Ho già l'acquolina in bocca. Abbiamo ordinato e vi dico quello che abbiamo ordinato. Trisse di frittatina, frittatina classica, aglio e olio, salsiccia e friuli, quattro primi, cacio e ovo che volevi assaggiare. Volevo assaggiare perché stava pecorino e buccia nera. Il classico ragù napoletano, la genovese e la pasta e patana caprovola. Secondo me ne è proprio buono la genovese. Secondo me i primi. Io ragù. Però bravo. Le frittatine, secondo me, sono molto curioso per le frittatine. E poi io già lo trovo a casa mia, perché vediamo lo chef che cucina. Cucina, bello. La cosa bella. Ma basta parlare, ma chef. Basta, non mamma mia, tutti i coglioni. Andiamo a brea. Oh, però bello, è così. Bellissimo. Vire Napoli e poi magne. Ah, a me mi piace braccio. Oh. Beh. Già mi sta. Si calma. Ah, voglio dargli voce. Vuoi l'aglio e olio? Ah. Bella cremosità. Bella cremosità. Cincin, chef, come fuma? Ma questo è spacco. Oh. Mamma mia. Ecco che cremosità. E si sente proprio l'aglio e olio. Besciamella appunto giusto. A volte quando andiamo a provare le frittatine non ne chiappiamo mai cremose, ragazzi, mai. Ah beh, sì. Questa, andate qui, cremosissima. Essere onesti, troppi frittatini sei il numero uno. Buonissima. È proprio buona questa qua. Mi piace pure besciamella appunto giusto. Non è manco proprio un pizzichino piccante. Oddio, forse. Vabbè, ci sta. Non a tutti piace, però buonissima. Bucatino o pasta mista? Ma no, qui sono i bucatini. Bucatini? Bucatini, bucatini. A frittatini ci vuole bucatino, proprio bucatino. E poi è fatto con la pastella, acqua e farina, ma è bella doppia, è bella croccante. Chef, aglio e olio a prova di. Cioè, frittatina aglio e olio, non è facile farla. Guarda, non è facile. Perché l'aglio disturba. Cremosissima, bollente e fritta al momento, però ovviamente. Si sente pure quel po' che pecorino dentro si sentiva. Pure secondo me. Sì. Ma la cremosità ce l'era il pecorino, ma buccia nera. Fa frittatina, salsiccia e friarielli. Anche qui la cremosità c'è, molto molto cremosa. Tu mazzo le frittatine, spacca. Un frittatino leggermente un po' amarosto. È un frittatino napoletano, un frittatino napoletano, si fa così. Lo chef ci ha spinto i formaggi, ecco. Bello, formaggio, voglio mangiare salamandine che sarò potuto bere da 80.000. Adesso non è, tu frittatine buonissime, è una delle frittatine più buone che abbiamo mai mangiato. Buone. Se c'è freddo, voglio, mamma mia. L'ultima. Però la classica l'abbiamo rimasta per ultima. Ciao, non mangiare 6-4 cibi. Esatto, però c'è una mangia la pasta. Mamma mia. No? Frittatina classica. Cioè, questa. Voglio vedere. Provo a curtirlo, già quasi di nuovo. È super crunchy. No, non si fa una cosa, non aprire. La voglio aprire un attimo. Beh. Bella, eh.
carota, cipolla. Ci fate casa la carota in più grande? Sì, carne macinata, besciamella. Ma ne assaggio 10. Ho sbagliato prima. Le frittature più buone che abbiamo mai assaggiato. Non le trovate dappertutto, eh. Mamma mia. Voglio comincia. Mi assaggia. Proprio per fare un momento caldo, eh. Devo dire la classifica, prima, secondo te. Leggermente, pochino. Aglio e olio. Io metto aglio e olio, frittatina classica, salsiccia fritta. Ma frittatina classica, carissimo. Bello, ma voglio. I piselli sono leggermente un po' più piccolini. Meglio la carne macinata che il prosciutto cotto, ecco bene. Secondo me sì. Per me. Non è la frittatina classica deve essere la carne macinata. Buonissimo. Io avevo chiesto allo chef di fare porzioni molto più piccole. Vado a girare e fatto pure infatti porzioni grandi perché si sente un odore stupendo. Ma tu stai a casa tua, porzioni grandi, a casa tua porzioni piccole. Ma ti piace molto a casa tua, è bello. Beh, ora andiamo ad assaggiare questi primi. Ragazzi, siamo qui con Leonardo, lo chef. Ora ci spiega un po' i prezzi e la quantità del peso, più o meno, della pasta. Allora, più o meno sul peso, noi andiamo a calare 120 grammi di pasta crudo abbastanza. In 200 grammi di sugo. Ciò vuol dire che il piatto finito toccherà sempre i 400-450 grammi. I piatti, diciamo così, più costosi che abbiamo a menù sono il ragù e la genovese. Per le carni utilizzate e per le cotture prolungate. Lì abbiamo un ragù che comunque ha cotto 28 ore. Già l'ho assaggiato, buonissimo. E la genovese di 23 ore. Posso dirvi una cosa? Io vi ho ascoltato e sono arrivati questi primi che sono spettacolari, hanno un profumo incredibile. Ma assaggiamo la genovese e il ragù. La cosa bella è che hanno dei prezzi giustissimi, le porzioni sono abbondanti, non mi fanno le cacatelle, quando uno c'ha fame, raga, la porzione deve essere abbondante. E qui da casa tua trovate la porzione bella abbondante. Voglio 10 comoda. Che genovese mangia. Ma poi vai al lavoro, vai di fretta, chiudi qua e te la porto. E arriva caldo. Hanno fatto hanno attestato che dopo 40 minuti si raffredda il mangiare. Ma ormai, più. Ormai deve essere così, quindi io approvo questa scelta. Voglio di pagare la genovese. E io assaggio questo ragù che ha un colore incredibile. Chef la genovese, uno dei miei piatti preferiti. Assaggiamo il ragù. Voglio cosa sentono pure i pezzi di canna rinda, mamma mia. Il ragù è top. Mi è superata. Ha fatto una cottura lunghissima, perché per il ragù ci vuole una cottura lunga. Ha sentito 48 ore. Ma di una bontà, di una passione. Fuori dal mondo, ragazzi. Mamma mia. Papà, guarda questi pezzi di carne. Ma che colore che te. Non mi fa cagnare poco, Voglio un ragù. Voglio sapere la tua sul ragù. È un ragù nanon. Si sta venendo a fare. È un ragù nanon. Mamma mia, voglio. Lo sapete? Fan della cipolla. Cruda, cotta, al forno, fritta. Come cavolo vi pare. Ma con la genovese. Ecco quello che ha fatto. La genovese maggezza. Voglio sapere, vi faccio video da tanto tempo, vi posso dire, venite, cazzo, ragù, spettacolo, ma proprio bello, bello, il ragù che piace a noi, quello là della domenica. Chi si vuole sentire a casa, bravo, e non ha voglia di cucinare, però la tradizione, i piatti abbondanti, buoni, saporiti, caldi, che volete di più? Pasta, case, ova, con... Pecorino Buccianetto. Pecorino Romano Buccianetto, chef. Mamma mia, voglio vedere prima mangiare creato. O tu bottiglia è morta su, lo sappiamo. Vai, vai. Mamma mia. Madonna mia. Voglio questo guaglione è proprio bravo, eh? Questo chef, 25 anni, bravissimo, complimenti. Si fa paura, eh? Pensaci quello prima che è più buono. Sento un pecorino, le uova. Cremosissime. Il pepe pure. Sto pepe macinato. Questo come pepe fresco. Bella. I don't have words. Ciao, voglio. Qua c'è ovo. Un spettacolo. Guarda me. Assaggia la pasta e patate. Aspetta. Ti è piaciuto, e dici la verità. Mamma mia. Qua c'è ovo, ti è piaciuto. Ma ora è arrivato l'ultimo dei primi che abbiamo ordinato. Questo è classico. Il piatto re. Questo è il piatto di Chef Franco. Questo è il piatto di Chef Franco. Chef Franco, se voi conoscete Chef Franco, non potete non conoscere la pasta e patana caprovolo. Per qua c'è aggiunta di guanciale. Di Chef Franco, tu ci metti la pancetta tesa. Pancetta tesa dentro. E non ce la metti sopra. Sì. Qui invece troviamo il guanciale croccante sopra questa pasta e patana caprovolo. L'ambulanza ci ha chiamato già, non dovrei preoccupare. Ma subito la giata, voglio.
Fila. Buona, mamma mia. È buona. La cremosità c'è. Ci siamo accorti che qui la cremosità non manca. Non manca. Ma proprio lo sente che qualità. Un solo di anni. Allora, io devo essere sincero, a me no, sarò anche di parte. La tua pasta e patate è insuperabile. Ma questa ha buoni margini. No, voglio assaggiare un attimo senza di avvicinamento alla tua. Facciamo la classifica, dai, chef. Genovese, cace ovo, ragù, pasta e patate caprone. Cace ovo, ragù, genovese e pasta e patate caprone. Però se devo dire la mia, tutti e quattro i piatti spettacolari, sapori deliziosi, olio buono, pasta buona, no, ma abbondante. Aiù, il ragù è quello là veramente classico. Come napoletano. Come dici spesso tu, papà, che le cacemette. Ah, io lo dico spesso. Che le ci trovo. Se ci metti l'olio buono, è ovvio che ti viene un piatto molto più saporito e molto più buono. Ti posso dire anche che un le quantitative, guardate che una pasta e patate sono quasi 160. Per il prezzo è pure assai. Secondo me il prezzo è più che giusto. Però io voglio c'era l'ultimo assaggio. Oh, cacio, piano, cacio fa. Mamma mia. Pensiamo. Già la mia classifica. È bella. Genovese e cacio uguale. Uguale, Primo posto tutti e due. Assaggiando questi piatti, l'ho detto anche prima, tu hai detto una cosa bellissima, che il ragù ti ha ricordato quando lo faceva il nonno. E invece c'è il tuo chef Anzogno. Ha usato la Anzogno. I piatti sono ricordi, non ci sta niente da fare. Io mo assaggiando questa genovese, sai che mi viene a mente? Quando 3-4 anni fa la facevi quasi tutte le domeniche. Ti ricordi? Facevi mezzo chilo di genovese, io, tu e Christian, e ce la mangiavamo. Ora ci siamo calmati con le dosi. Le dosi oggi facciamo 100 grammi, 3 di noi. Ma basta, io. Sono bei ricordi. Cioè, se venite qua, ma non è perché stiamo facendo pubblicità, la cosa non esiste. No, che, infatti, non se vi bisogno. Dico che abbiamo mangiato bene, ti fa ricordare i giorni belli. Che chiami i giorni belli? La nostra gioventù. Ma la gioventù. Vabbè, tu stai facendo più una gioventù. No, è inutile che ci incitiamo intorno. I piatti tradizionali sono sempre più belli. Regnano. Viva il sud. Viva la tradizione. Viva Joyers. Allora, voglio, siccome che abbiamo mangiato poco, allora lo chef. Ciao. Chef Fry sa già due polpette, il peperone, quello là che facciamo noi a Napoli. Buttonata a Napoli. Però peperone imbottito. C'è il polpette che ho già sentito il profumo, l'odore. Senti, sì. Sento il basilico l'odore. Ma che tu guardi un basilico tu? Mamma mia. Ma è il ragù di prima, però la polpetta sta da assaggiare. E io ero molto curioso del famosissimo peperone imbottito. Io qua non solo mangio un peperone imbottito, ma cazzo, pure una copertura di provola gira attorno al peperone. Comunque il massaggio subito, Io sapevo la sapere tua. I am from ospedale. Mamma mia, fa massaggiare, chef. La provola, prosciutto cotto, peperone. Veramente, veramente buono. Un bello sapore peperone, Buono, buono, ciao. Cioè, bravo. Questo non è un secondo, questo è un primo, un secondo, tutto. L'hai mangiato tu la polpetta? No, talmente che è morbida, si è tagliata da sola. Ma no, con pur puttone. Vabbè, il ragù l'avete visto. Sono buoni questi. E mi mangia HD. Poi farai il bacio pane, non lo buono, tu dici. Il pane ci vuole. Te ne privi? Mangia la polpetta, cara, ti mangio qua. Allora, fammi vedere. Aspetta, facciamo così. Vai. Dammi qua. Sì. Sto fanno male. Vai. Questa mi sono di fedele al KBC. Questa poppetta equivale domenica a pranzo ore 15. A Nanza tavola. Perché ore 15? Che noi mangiamo prima. Una morbidezza, un ripieno assurdo. Non è la purpottella. No, la cosa bella che fa, le porzioni è abbondanti. Morbidissima. E il prezzo non è alto. Chef, penso che abbiamo chiuso proprio in bellezza. Ma sul ragù è bello proprio, mamma mia. Un ragù che fa la differenza. Poi ovviamente bisogna fare anche la polpetta buona, eccetera, però il ragù è tanta roba. Oggi mangiare allegrato, oggi è domenica per me. Ci siamo allegrati, è stata una bella domenica nei nostri pensieri. Sì. E ci siamo trovati benissimo. Leonardo, ti faccio i complimenti pure per io.
per la tua cucina, buonissima, mi hai fatto venire in mente tanti ricordi, come l'hai fatto venire in mente anche a mio padre, abbiamo mangiato benissimo, ci siamo trovati da Dio, però l'unica pecca, l'unica cosa negativa, ne stavamo parlando, i piatti sono fin troppo abbondanti. Abbastanza. Perché per assaggiare la frittatina, il primo, quasi quasi il secondo non ce l'abbiamo fatta. È imbrica la polpetta era una bomba. Ma era una cosa tanta. Si mangia bene, però ci ho voluto dire buona la roba di camminare col poi ci fa minimo 3 km. Ma non ci fa la passeggiata subito. La passeggiata ci vuole subito per digerire, però ci sta, se volete assaggiare la vera tradizione napoletana. Mi confermi anche con Glovo, con Deliveroo? Sì, Glovo e Deliveroo. Perfetto, quindi vi arrivi anche a casa. Il ragù che ho mangiato oggi non lo mangiavo da una vita. È molto difficile da farlo come ha fatto lui. A pasta e patana, chef Frank, parcheggiamo un po'. Il ragù, la genuesa, caseove. Bravo, bravo, bravo. E il tris delle frittatine, una più buona dell'altra. Assaggiate la frittatina aglio e olio, non ve ne pentirete. E non vi dico pane. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Da me Sciale Boom, Chef Franco e Leonardo di Casatoio è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Si make you fort.